Bentornata alla mia cucina. Oggi vi voglio proporre, a grande richiesta, una crostata alla Nutella. La pasta frolla la trovate in descrizione. Io già l'ho stesa, qua ho 500 g di pasta frolla, comunque me ne rimarrà un pochettino. Ho messo della carta da forno sotto e ho murrato i lati con un pochettino di farina. Ora la vado a mettere dentro la forma. Dopo averla messa nella forma, tagliamo e lasciamo un dito in modo che facciamo il bordo. Bucherelliamo tutta la nostra crostata con una forchetta. Abbiamo sciolto 250 g di Nutella in microonde, però non deve essere calda, deve essere soltanto sciolta. E versiamo sopra. Mettetene abbondante in modo che quando si cucina, perché la crostata alla Nutella è delicata, si brucia, in modo che ce ne sia abbondante, così non si va a bruciare. Con l'altra pasta facciamo delle strisce e facciamo una bella gratella sopra. Dopo aver fatto la gratella, la fate pure attorno al cerchio, in modo che le strisce vengano tutte belle così. Prendete un tuorlo d'uovo e spennellate tutte le strisce, anche il bordino. Come vedete abbiamo formato pure dei fiorellini e li abbiamo messi sopra. Ora vi do un consiglio: cucinatela sulla teglia da forno senza gratella, mettetela più in basso e cucinate a 160 gradi in modo che la Nutella non si bruci per un 30-35 minuti, poi vi dico quanto ci sta. Comunque si devono dorare le gratelle di sopra. Ed ecco pronta la nostra crostata con la Nutella. Come vedete la Nutella è rimasta perfettamente, non si è bruciata ed è bella, bella asciutta, come vedete, non buonissima. Cucinatela, per come vi ho detto io, a 160 gradi per 50 minuti nel ripiano più basso con la teglia da forno, così non vi si brucia la Nutella. Per quanto riguarda la frolla è davvero buonissima. Io da quando ho imparato questa faccio sempre questa, le mie crostate vengono sempre buonissime. La ricetta la dedico alla signora o signorina Mary che me l'ha richiesta. Spero la voglia provare e mi dice come viene. Da Francesca Salvatore è tutto, ciao, alla prossima, un bacione a tutti, ciao.